Buongiorno, oggi è il 1° di dicembre, io sto facendo colazione, è tardi perché sono le 11 meno un quarto, stamattina muesli e caffè perché avevo voglia di cereali e basta, faccio colazione e poi dopo parliamo un po'. Eccoci qua, è 1:30, sono sul divano avvolta nel plaid perché qua fa freddo e nonostante io abbia i termosifoni accesi, non è che ho particolarmente caldo. Mi sono messa sul divano 10 minuti, anche se dovrei fare 200 cose. In questo momento mi sdraierei e dormirei, però sprecherei la giornata, quindi pomeriggio. Quindi ora mi rilasso giusto 10 minuti, faccio tra un po', vado a farmi il caffè. Stavo lavorando, infatti, come potete ben vedere, sono tipo ridotta così sul divano che sto appunto meditando i nuovi video. Devo buttare un po' giù la programmazione di questo periodo. E infatti, dall'altra parte, dan 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 dan, sono attrezzata per girare i video che devo girare oggi pomeriggio. E anche perché la luce attuale fa un po' schifo, quindi mi sono attrezzata con quello. E praticamente una volta acceso fa super luce. Quindi spero che i video siano anche un po' di una qualità migliore, che la luce sia migliore. E basta, volevo dirvi altro, direi di no. Durante il corso della giornata vi farò un po' sapere cosa farò perché ancora non ho le idee ben chiare. In teoria vorrei uscire e andare a fare due commissioni, però se continua con sta pioggia, cioè non è tanto il freddo almeno mi copre, non lo patisco più tanto, mi copro e vado. Il problema è la pioggia che proprio non tollero. Sì che andrà in autobus, quindi poi non è che devo prendere troppa acqua, però non lo so. Ci ragiono un attimo, tanto è ancora 1:30. 2:30, ho dormito mezz'ora. Sono avvolta nel mio plaid. E niente, ora cerco di trovare la forza per prendere il caffè. Tra l'altro, voi dovete sapere che il mio divano è comodissimo, è proprio una cosa che concilia il sonno. E ogni volta che mi ci metto, cioè crollo, mi viene proprio l'abbiocco, quindi dormo puntualmente e mi sono fatta mezz'oretta di sonno. Qua fa freddo, sai, in alcune parti di Genova mi hanno detto che nevica, qua almeno da me no, al momento piove e basta. E niente, ora mi faccio un caffè e capisco un attimo cosa voglio fare e magari mi metto a registrare qualche video. In teoria dovrei anche iniziare a fare l'albero di Natale, potrei farlo se non esco, ma se esco penso di poi decorarlo lunedì, anche perché pensavo di avervelo fatto vedere prima, ma non ve l'ho fatto vedere prima. E nel caso la preparazione la vedrete solo ed esclusivamente dopo che sarà uscito il video dell'albero di Natale, quindi non lo vedrete in questo vlog. Magari vi faccio vedere l'albero giusto aperto, perché più che altro l'ho aperto per tanto metterlo all'ingresso, insomma, tirar fuori tutti i rametti, vedere insomma se era integro, perché comunque è nuovo l'albero, non è lo stesso dell'anno scorso, quindi magari ve lo faccio vedere. Allora, l'albero è il seguente, è spoglissimo adesso. Come già vi dicevo, probabilmente queste le toglierò o magari farò una cosa unica dedicata al Natale, non lo so, devo un attimo ragionarci ancora. Non penso appunto di decorarlo oggi, l'ho solo voluto aprire. Devo un po' sistemare ancora bene i rametti. Mi viene già da piangere per quando dovrò chiuderlo. Sì, lì c'è la roba stesa e qua avevo già un po' accennato, ma anche qua è da finire di sistemare. E ora andiamo a farci il caffè. Farò questo qua, che è il Nespresso, quello alla liquirizia, un'edizione limitata. Credo che ci sarà comunque per tutto il periodo di Natale. E so che c'era anche, mi pare, alla cannella e all'arancia. Comunque cose molto delicate. Ed è carinissimo il... Oh, ce la posso fare? Il packaging secondo me è meraviglioso. Il delirio. Ah. Allora, sì, qua c'è veramente un casino oggi, ma mi sono tolta il plaid al momento. Eccomi qui. Allora, ho editato due video, devo metterle a caricare il secondo. Qua dovrò, sono quasi asciutte, potrei quasi pensare di attaccare la seconda lavatrice della giornata. E dopo il caffè che mi sono bevuta alle 2:30, alle ore 4:15 mi faccio il tè, perché siccome tra caffeina e lateina ci mancava, mi metto sul tè perché mi sta venendo un freddo. Allora, nevica ovunque, tranne che qua. A Genova non sta nevicando,
E ho visto un sacco di amici, insomma, delle altre parti, liguri, che sta nevicando dalle loro parti, qua no. Allora, l'acqua del livello del tè è pronta. E quindi, boh, non lo so se qua arriverà la neve. In teoria, la danno tra stanotte e domani. Facciamo che non la appoggio qua, bene. Al solito, e non lo so, vedremo un po' cosa ne sarà, anche perché io domani lavoro, quindi insomma, in qualche modo devo andarci, e quindi non so neanche io cosa sperare, se sperare nella neve oppure no. E ho le mani ghiacciate, nonostante i termosifoni siano accesi, ma diciamo che non patisco tantissimo il freddo addosso al corpo. La cosa che proprio patisco, e anche quando sono fuori, sono il naso, le mani e i piedi proprio quelli li patisco in una maniera allucinante. Però non posso pensare di mettermi 200 paia di calzini, perché sennò poi mi si blocca la circolazione e quindi ottengo l'effetto contrario. Quindi ora prendo il tè, vediamo quale scegliere. Secondo voi, quelli che odiano il divano, che problemi hanno? Me lo sto chiedendo perché io in questo momento, vi giuro, oggi non mi alzerei da qua. E vabbè, ora mi sono seduta di nuovo, sono di nuovo col mio plaid. Ora voglio comprarmi, che l'ho visto da casa nuova, devo andare tra l'altro in centro prossimamente. Quelle giacche fatte con le maniche fatte a plaid da mettermi addosso per queste giornate qua, perché secondo me potrebbero essere una cosa molto utile. Qua c'è la mia merenda, le mie pantofole. Allora, il tappeto, ecco, una cosa del tappeto importante che volevo dirvi. Allora, io il tappeto vi ho già detto che l'ho acquistato su Dalani. Praticamente Dalani come funziona? Che propone delle offerte che sono a tempo limitato, quindi durano 3-4 giorni normalmente e fino esaurimento scorte. Quindi magari questo tappeto è disponibile da oggi, però magari nel giro della giornata ci sono 2-3 pezzi, è finito. E consegnano, le consegne dipendono da prodotti. Come si dice, cioè ogni prodotto ha un tempo di consegna diverso. Questo qua la consegna era dalle 3 alle 4 settimane, infatti è arrivato allo scadere della quarta settimana. E quindi quando è arrivato ve l'ho mostrato, chiaramente era già da mo' che non era più sul sito, quindi per quello. C'è uno simile di IKEA che però è più grosso, perché quello di IKEA, se non erro, è un 300x200, quindi nel mio caso sarebbe stato enorme. Questo qua che ho io è un 170x120, se non erro. Infatti, vabbè, ora io ce l'ho praticamente attaccato al divano e non lo volevo, tra parte che anche di questo mi pare che la misura dopo a questo che ho preso io fosse un 200x300, quindi nel mio caso era enorme. Però appunto ne ho approfittato del prezzo, perché comunque l'ho pagato 35 euro, quindi va più che bene. La menata di questo tappeto è che uno non si può lavare, e due, pesa tantissimo per sbatterlo, cioè, quindi devo andarci di spazzola adesiva e aspirapolvere, ma non posso passarci l'aspirapolvere tutti i giorni, quindi solitamente vado di spazzola adesiva, il che è un patimento, perché praticamente devo trovare una soluzione per la manutenzione di ciò. Cerco di non camminarci con le ciabatte, nel senso, magari se riesco a fare il perimetro, però vabbè, non sempre si può. Comunque, bando alle ciance, io sono qua con azienda, tè e plum cake. Tra l'altro, questo qua è il plum cake, quello della Lidl, che vi avevo fatto vedere nello scorso video svuota spesa, che è lo yogurt. Sapete che è molto più buono di quello della Mulino Bianco. Mi piace tantissimo. E qua ho fatto il tè allo zenzero, tè nero con limone e zenzero. E basta, qua ora io sono alla programmazione dei video dei prossimi giorni, prossime settimane in generale, anche perché vorrei registrarne ancora uno da qua stasera, perché tanto ne ho messo a caricare un altro, quindi insomma la mia connessione o fa una cosa o fa l'altra, due cose insieme non ce la può fare. Quindi niente, ora mi faccio la mia piccola merenda e poi mi rimetto a registrare E qualcosina. quindi ho la fotocamera scarica, nonostante io sia un'ora che perdo tempo a fare l'albero di Natale, perché sì ragazze, e non sono le cosce di pollo che parlano, ma io ho fatto l'albero di Natale. Ebbene sì, ma voi care mie non lo vedrete fino... No, lo vedrete prima di questo vlog. Lo vedrete l'8 di dicembre, questo vlog andrà online dopo. Però in tutto ciò io non ve lo faccio vedere comunque. Perché mettiamo caso che io decida di pubblicare prima il vlog, come faccio? C'ho questa luce alla Barbara d'Urso in faccia. E bene, in ciò torniamo alle cosce di pollo. Allora, la mia cena, voi dovete sapere che io ho un problema tecnico.
a sciacquare con le mani le cosce di pollo, mi fa senso. Le faccio al forno, spremendo, quindi vado di olio, olio, quanto basta, sale, aspettate, cubi e il rosmarino. Voilà! Metto in forno appena il forno è pronto e poi ci aggiungerò un po' di limone, ma gli ultimi minuti. Sperimentiamo per mangiare qualcosa di diverso. Cucù, eccomi qui. Allora, sono le 10 di sera. Ho finito di editare il vlog precedente a questo perché, in teoria, avevo girato il video della torta salata, ma ho avuto un po' di problemi con l'editing, quindi, penso che lo vedrete online la settimana prossima perché anche se sono video corti, mi richiedono un pochettino più di tempo, quindi insomma, vi avevo promesso il doppio vlog, quindi questa settimana vi accontento col doppio vlog, e infatti questo lo vedrete domenica mattina, riguardante la giornata del 1° di dicembre. E niente, io vabbè, come potete ben vedere, sono già struccata, qua ho tipo un brufolazzo enorme, e volevo approfittarne per farvi vedere, perché ve l'ho fatto vedere solo su Stories, le stampe che sono arrivate da disegno. Ve l'avevo accennato nel video scorso, penso poi comunque sia di girarvi poi un po' un video di po' riassuntivo delle ultime cose acquistate per quanto riguarda la casa, la decorazione, eccetera, in modo tale da parlarvene bene, anche perché poi magari non tutte guardano il vlog. E quindi risulta un pochino più complicato. Quindi ora vi faccio vedere di cosa sto parlando. Allora, in particolar modo in questo momento ho rimesso il piumone, quello bello pesante, e ho cambiato i cuscini. Questo qua, se mi seguite da un po', tanto, aia, salgo sul letto. Se mi seguite già da un po', l'avete visto in un video, questo qua l'avevo preso al mercato e questi già ce li avevo. Anche se questo qua sto pensando di cambiarlo, se trovassi una federa carina vorrei cambiarlo, ora ci mediterò un po'. E tutte mi dicevate, ma hai la testa, però la testa del letto, c'è troppo bianco. E lo so, è sempre bianco, però appunto ho preso questa stampa qua da disegno con la scritta Sweet Dreams, che mi piace tantissimo. La cornice è la cornice IKEA, il Fisk, boh, ve l'ho fatta già vedere, è un 30x40. Di questa stampa è disponibile varie dimensioni perché c'è fatta piccolina, c'è fatta al 30x40, c'è 50x70, insomma ci sono varie misure. Chiaramente la misura più grosse sono, più vi viene a costare. Io questa qua mi pare di averla pagata forse sui 10, non so, 10 euro, 10 dollari, 10 euro forse. Che voi mi direte, però non è proprio economico, però anche una stampa del genere fatta da voi e portata poi a stampare dal fotografo o comunque sia su un'app, i costi, ecco, più o meno sono quelli. Io mi ricordo che gli ingrandimenti che ho fatto di Liga li ho pagati dal fotografo dove porto a fare le foto, due ingrandimenti 14 euro, quindi ci sta, per una stampa ci sta, anche perché poi rischiavo di farla io e magari stampata più grossa venisse sgranata, quindi ci sta assolutamente e mi piace veramente tanto. Ce n'erano altre, a me questa era quella che piaceva di più. E le altre che ho preso, che andrò a mettere, aspettate, ai ai ai, che andrò a mettere poi qui sotto, perché lì ho tolto lo specchio, quella con la scritta Sweet Dreams, che è finita lì, e questa è la mia gambina col mio pigiama a pois. Le altre che appunto ho preso da mettere qua, ve le faccio vedere subito. Sono queste tre che su Stories ve le avevo già fatte vedere quando ho fatto l'ordine. Ora non so ancora se le metterò in questo ordine qui. Stavo pensando, a dirvi la verità, di ordinarne. Devo ordinarne sicuramente una da mettere in sala, in studio, scusatemi, e un'altra pensavo di prenderla da mettere sempre fatta così piccolina. Queste qua le ho pagate 3,95 l'una, molto molto carine. Queste sono un 13x18, ma si possono fare anche più grosse. Appunto, mi piaceva un qualche cosa che richiamasse il make-up, quindi tutto l'angolino che ho lì. E
Di queste però devo andare ancora da IKEA a prendere le cornici, che penso farò comunque sempre bianche, perché in teoria volevo farle un rosa pastello, però non lo so, non sono convinta. Cioè, vado sul bianco, che vado sul classico, sul sicuro, e almeno so che è un colore che non mi stufa. Quindi queste stampe sono carinissime, magari vi metto, se mi ricordo, nell'info box il link del sito, in modo tale che possiate andarlo a vedere. Ma cose molto carinissime. E altra cosa, le spedizioni pare che siano sui 6 euro. Non mi ricordo se oltre un tot c'è la spedizione gratuita. Arrivano con il postino, quindi con la posta normale, nel giro di una settimana più o meno. Detto ciò, io ora mi sa che finisco di montare questo vlog perché così lo metto subito a caricare e spengo i termosifoni e mi butto sotto le coperte perché sono stanca e domani mi aspetta una giornata che mi metto già le mani nei capelli perché ho il terrore di quello che mi aspetterà domani, quindi poi domani vi racconterò. Tra l'altro, chissà se stanotte nevicherà. Non lo so, sono molto curiosa. Da un lato ci spero, ma dall'altro no, perché sennò domani andrò a lavoro, perché anche se in linea teorica domani danno brutto, però oggi hanno fatto dei lavori in negozio, quindi ci sarà da pulire per quello che ho il terrore. E quindi non oso immaginare che situazione agghiacciante mi si prospetterà domani davanti agli occhi. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo settimana prossima con un nuovo Vlogmas.